ringrazio per la sorpresa di ieri. Scusa se non sono riuscito a fare nulla con Yumi. Si scrive Yumi con due U, però. Ragazzi, per favore, basta con questa storia di Yumi. Dove cazzo l'avete letto? Vabbè. Se stai fermo immobile non ti vedono. Questa è la nuova regola. Ero fermo, nessuno mi ha notato. L'hai fatta per colpa mia. E intanto, ragazzi, andiamo col prossimo pick che è Xin Zhao. Se lo facessi mid, Xin Zhao? Tutte le volte che l'ho fatto jungle l'ho fatto schifo. Facciamolo mid. Tantissimo, ragazzi. Mi sa che devi uscire il cugino Evil, soprattutto focalizzando su Thunder. No, no, Thunder è stato fantastico. Ti vedrai e vedrai anche il cugino Evil. Cazzo, pensate che esperienza. Lui è stato uno di quelli che si becca il cugino Evil. Ragazzi, è una cosa solo recente. Ma immaginate, quando finirò la Z Pentakill Challenge, il cugino Evil non lo vedrete mai più. Mi dispiace. Perché dopo non mi serve più fare il cugino Evil per non far surrendare i nemici. Oh porca, sono arrivati dei bits. Ok, ok, ok. Buonasera, Sgrognolo. Ho trovato l'esplodi build su Lilia e ho fatto la mia prima Pentakill. Il tuo sito è fatto benissimo. Grazie mille, Tommaso. Allora, l'esplodi build su Lilia, hai fatto la tua prima pentakill, very nice, però io penso che sia stata la laserata build, perché l'esplodi build sugli AP non dovrebbe funzionare troppo bene, quindi penso che tu ti stia confondendo con la laserata, però sì, il mio sito sono fiero che vi sia utile e ragazzi più avanti diventerà ancora più potente. Questa qua probabilmente parli di questa build qua, la laserata build, e questo è il sito, ragazzi, punto esclamativo build per accedere a questo fantastico sito dove trovate tutte le build del dottore. Trovate l'esplodi build, la laserata, la porca build, la salamandra, la fretta build e la build di Yumi che usiamo durante le live. Gino, come fai Yumi a darti speed? Con la E lei dà moment speed e anche altre cose. La canzone di Miss Forza sta faticando, è difficile trovare tutte le interazioni. Che perfect, cosa devo farci? Piano piano, piano piano. Devo fare l'evento per avere più campioni sull'account secondario, non mi va di farmare. Avete fatto le bet? Bravi ragazzi. Eco editore, mentre aspettiamo Michele, la sub, grazie mille Eco, bentornato. Mentre aspettiamo Michele. Era un po' che non ti vedevo, Eco, come stai? Era un po' che non passavi. Senza è veramente però ok, yes. Ora vedrai Tommy, che potenza incredibile. Come partiamo qua? Ciao a tutti, eccolo qua, cacchio, non ci sono nomi, ben arrivato, come stai? Eccolo, eccolo qua, ti aspettavano tutti. Xin mid, yes, il Mao, ridete, ridete, coglioni, vediamo il late game, chi ride. Oh, Xin Zhao mid. Bene, bene. Ciao Michele, il nostro eroe, eccolo qua, guardalo, guardalo come ti vogliono tutti quanti. Sei diventato l'eroe della chat, lo sai Michele. Hai fatto colpo con questa pentakill. E ti vedrai anche su YouTube. Voglio vedermi. Eccolo qua, anche abbonato al canale, grazie di avergli donato la sub, ragazzi. Ora sei pure un abbonato, benvenuto. Benvenuto tra gli abbonati. Onore a te, mamma mia ragazzi, che potenza. Mi hai riconosciuto subito, tra l'altro. Oddio. Avete visto Xin Zhao mid, che potenza? Ha già fatto flashare Veigar con la sua prima E. E adesso proseguiamo. Boom, adesso non c'è il flash. Muore. Sì che muore. Ecco qua, perché mai flashare? Soprattutto quando il nemico è ancora al 2. Oh, Xin Zhao mid. Oh, e adesso chi ride? Mm? Chi è che ride? Bastardini. Ma se ti scrivo su Instagram mi rispondi? Assolutamente sì. Io ragazzi rispondo a tutti. Allora, magari non vi rispondo istantaneamente, però rispondo a tutti. Su Instagram, su Telegram, su Discord, su YouTube, su TikTok, su Facebook. È vero. Chiedete a qualcuno in chat che mi ha scritto su Instagram o ovunque. Chiedete pure, rispondo a tutti. Anche ai commenti di YouTube. Voi commentate, vi arriva o il mio like, o il mio cuoricino, o vi arriva io che mi metto un emote, oppure vi rispondo proprio se scrivete qualcosa di interessante. Rispondete al mio sondaggio. Chiedete pure. Trolli fans, ancora non ce l'ho. Ehi, ciao. Muori con onore.
Sono ritardato solo ora, pentakill con Z fatta. Sì, siamo passati a Xinzao, la lettera X che è dopo la Z, abbiamo scoperto. Non era l'ultima. Dobbiamo arrivare alla lettera K. Oh no, è morto adesso Flamma a me perché non ci sono andato, guardate. 3, 2, 1. Ciao Leviender, buonasera, ciao Zendrak, ben arrivato anche a te. Mi flamma? Incredibile. Fantastico. Non me l'aspettavo. Un pattern nuovo. Non è un NPC così scontato, questo ecco. Che cazzo è? Perfetto. I champion come Veigar sono facili da affrontare, basta schivare tutto. Scusa, Rev, ma io ieri ho riscattato la chiamata a tua mamma, ma non l'hai chiamata più. Non l'ho chiamata più perché aspettavo che tu ci fossi in live, infatti la chiamiamo stasera, capito? Se non vai a dormire durante questo game la chiamiamo. Ti piace questa cosa, eh? Ti ho scritto su Pornhub ma senza risposta, solo Segotti. Ma non ho mai detto il mio nick di Pornhub, non mi chiamo Cugino Rapli. Provate a indovinare il nome di Pornhub. Ciao Cugino, next game cosa giochi? Quello che vorrà il destino. Tanto è già scritto, vero ragazzi? Sappiamo già tutto. Sto andando a dormire, ma no, ecco, allora non posso chiamare mai mia madre. Vabbè, facciamo così, domani, in live istantaneamente... Mi dici, sono arrivato, paf, ok? Dopo il primo game. Sennò non ci ricordiamo più. Va bene, va bene. Allora così mi piace. Facciamo l'esplodi build. Cugino Sex, buonanotte, ecco. Grazie ancora della sub e del sub donato. Gato Sburame. Mister Fortune, Cugino Fap. Evil Cugino, devo fare ok, Ciccio Spruzza, Zio Pop, Cugino Gap, Cugino Sex, non ci sono, non si dicono ste cose, ci sono 15 anni, ah, allora tappatevi le orecchie ragazzi, quando dobbiamo dire queste cose, tappa le orecchie, beh, siamo in seconda fascia, ragazzi, è oltre mezzanotte. Andate a dormire. Ma queste build le hai proprio inventate tu? Sì, sì, Tommy. Cioè, allora, gli item nel gioco sono un certo numero, quindi penso che chiunque poteva inventarle, no? Bellissima ulti, Veigar. Aspettavo solo questo. Sono immune io. Il vaccino. Potentissimo questo vaccino. No, 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 cosa fai? Ecco, tutto il mio farm. Ecco noi, la vendetta? Si è vendicato. Bastardo. Ma perché siete in 40 per farmare la torre? No, 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 ragazzi, basta. Senti, andiamo a bot lane. Mi sono stancato. Arrivati i vandali in lane. Io sto qui fino a che il mio cell non si scarica. Un vero cugino, Ezreal. Ma levati dal cazzo, pure tu mi devi rubare le cose. Allora. Ma vaffanculo, chi è qua? Tutti mi devono rubare tutto. Cosa flashy? Come mi ha preso? Scappiamo! Voilà! Puletto! Ma adesso abbiamo la Draktar! Ciao cugino, ho quasi fatto la mia prima pentakill in assoluto, grazie alle tue build! Ben arrivato su Rume, allora! Mi fa molto piacere! You know, I hope! Non dice più niente ora? Non dice più nulla! Però va bene così. Ciao cugino, ok. Osti, no, no, no.
Tutti che dicono cugino, hai mai fatto penta con questa champ? Ma mai nessuno che dice cugino, come stai? Beh, in realtà me lo dicono in continuazione anche quelli. Infatti a volte non so cosa rispondere, perché magari ho risposto bene un secondo prima e ho i dubbi esistenziali su come mi sento dopo 2 minuti. D'ora in poi risponderò in maniera casuale. Tipo, uno mi chiede come stai? A lui rispondo male. Poi dopo un minuto, bene. Poi dopo un minuto, forse. Trovatemi dei modi originali per rispondere alla domanda come stai. Userò i più originali, li mettiamo nel mio repertorio di risposte. Porca troia. Dire, l'ho quasi fatto. C'ero quasi a regà, annaccia vicino, sempre essere solo a bocce. Seduto, 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 originale, l'avete scritto in 40. Non è molto originale. Fatti i cazzi tuoi, bellissimo. Ok, ok, possiamo rispondere così di cattiveri. Ciao cugino, come stai? Fatti i cazzi tuoi. Mi piace, mi piace. La tua squadra ha distrutto una tua. Non me lo ricordo, devo controllare. Olè! Veigar, sei stato punturato. Bene. Voilà. Perfetto, perfetto. Qua spacchiamo pure la prima torre. La vittoria ti chiama. La tua squadra ha distrutto una. Io ragazzi ero convinto di avere Yumi sopra. Cioè abbiamo giocato tutta questa challenge con Yumi e io sono convinto che anche se non ho Yumi sopra. Cioè me la sogno, la vedo. Quindi le mie stat sono perennemente aumentate, praticamente. Mi sento sempre più forte del normale. Ma effettivamente c'ho Yumi dietro. Ok. Come sta andando questo game? Abbastanza bene. Perché mi rispondo da solo? Sto diventando bipolare. Aiuto! Comunque da notare che i due game dove ero presente in live giochi Xin e trovi sempre Veigar. Ma infatti, ma basta questo cazzo di Veigar. A tutti piace sta cazzo di gabbia, a me non piace. Sono uno spirito libero. Voglio vagare, non voglio stare fermo tra 4 muri. Quanti sono? 5, pentagono. Andiamo top lane. Ok, niente. Vediamo cosa fare. Senzao, servizio sanitario nazionale. Olè! Che ho visto qua? Palesemente alla domanda come stai si può rispondere. Secondo mia nonna è sciupato, oppure stavo bene prima che me lo chiedessi. Un nemico è stato ucciso. Punturina! Hai ucciso un nemico. Anche a lei piace molto. Ottimo flash, andiamo. Corri, 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 corri. Facciamo la penta. No, non me l'ha data. Va bene, andiamo via. No. Tutto sotto controllo. Recollo prima. Vabbè dai, una doppia Diana secondo me così non surrendano. Va bene, ci siamo. Hola, ciao Piacacido, pensavo fosse andata a dormire. Se ti chiedessi come stai dopo averti detto Yumi, molto molto incazzato, non si dice Yumi. Come stai? Io mi pentakill. Come stai, cugino? Patate da noi si usa per dire che non se ne sa niente, ok. Non se ne fa niente. Tipo, usciamo patate. Come stai? Come d'autunno sugli alberi le foglie. Ma che sono sti danni? E l'esplodi build, signor Tommaso. Vado ora. Notte, notte, buona live. Va bene, Piacacido. Ci becchiamo sabato. Mund propongo un campione. Cos'è che è scritto? Mund è complicato da tirare giù. Sì, per adesso ancora fattibile. Vediamo dopo. Becchiamo sabato. Buonanotte. Quando fai 2 con Fieric? Quando torna dal mare. Probabilmente la prossima settimana. Ieri hai perso le partite perché non avevi Yumi in team. Esatto, Marco. Quando perdo le partite è perché non ho Yumi. Non si vince senza. Si chiamano fast recall, esatto. Ma hai visto Xin Zhao mid lane? Nemmeno loro. Infatti mi flammavano. Invece hanno dovuto cambiare idea. Come stai? In calore. Effettivamente con sto caldo siamo perennemente in calore.
Boom. Ok. Bene. Yumi non è solo fonte di cure, ma anche fonte di sicurezza. Yumi Timisi Pentakill, assolutamente. Io una volta l'ho visto, non sapendo come giocarci contro, ci ho preso una marea di sprangate in bocca. Ma è fortissimo Xin'Za, ragazzi. Ma in generale... Cioè, sono quei champion che trascendono la lane in cui li giochi. È per questo che dico, l'esplodibile potete giocarla dove vi pare. Vabbè. La torre è andata giù alla fine, dai. Ragazzi. Io mi metto qui dentro, poi... Sono in tanti. Culo, porca puttana! Come mai è forte? Okay. Ah, è Diana. È Diana. Esci Evil, mi sa che surrendano. Ragazzi, secondo voi serve l'Evil? Spammate cugino Evil in l'emote se secondo voi serve, altrimenti se non serve spammate cugino Angelo, ok? Se ci sono più angeli che diavoli in chat non lo faccio. La tua squadra ha distrutto una torre. L'emote, voi che avete la sub, forza. Cugino, ieri mi sono addormentato ma stamattina ho riguardato il VOD e ho visto che è uscito il mio pick Yumi Jungla. Sono morto dal ridere nel vedere la partita. Codice a pane e acqua fino a 23 per la penta rubata. Allora, io vedo tantissimi angeli comunque. Azza, sono diventati più demoni. Porca troia. La Golico sta prendendo sopravvento da solo. Lui il VIP, ragazzi, lo sta sfruttando. E voi che fate? Siete tutti contro il VIP, ragazzi. Tutti contro il VIP. Oh mio Dio. Stanno vincendo, lag. Stanno vincendo nonostante tu hai la vippanza. Porca troia. Una guerra, ragazzi. Hai detto Rose, ti voglio bene anch'io. Oh mamma, che casino. Un nemico è in arrivo. What are you doing? Talking... with my chat. Oddio no, ho fatto partire il replay. Vabbè, a caso. Replay di nulla, ragazzi. Guardatelo pure. Va bene. Penso che si sia capito. Se dovessimo vincere il prossimo fight senza fare penta, farò l'Evil. Ora ci facciamo vedere in mid. Tecnica della linea centrale. Quando tutte le lane sono giù, la linea centrale è l'unica che rimane. Infatti, guardateli qua. Diana non va giù. Diana? Perché siete così tancosi, pezzi di merda? Come stai, cugino Red? Come sta andando sto game? Hanno rifatto le cure. Ma che state a di? Cazzo, è vero, non ho mica letto la patch. Oh, maronna mia, non va bene. Andiamo a leggere la patch. Baffala. Va bene. Abbiamo un po' di cose nuove. Ai. Perfetto. Vedo come l'hai letta. Benissimo. L'ho letta molto velocemente. Dove cazzo è Vidromp? Ma... ciao però? Rap, salutami felicemente! E ciao Anakin! Come sta tuo figlio? Ok. Ora ci esci l'Evil? Mi sa di sì, ragazzi. Però prima... lasciamoli concentrare su questa cosa. Hanno un fight da dover compiere.
Tattica della sideline, sono tutti vivi. Io ho degli oggetti forti, però loro sono tankosi. Un alleato è stato ucciso. La gabbia di Veigar ce l'ho qui, ragazzi. Mi sono rotto i coglioni di avere Veigar contro. Palle! Non si può muovere, non ci si può uscire, non si può andare da nessuna parte. Continuiamo con la nostra build. Anche se i nemici hanno armor. Devi flashare, non so se avevo il flash. Avevo? Porca miseria. Bene, bene, bene. Se mi uccidono meglio, ragazzi. Se mi uccidono meglio, non surrendano. Non c'è bisogno nemmeno di fare level. Ci siamo salvati per questa volta. Niente evil. Qua, cacchio, qua il tempio scorre. Però l'importante è che lo score vada bene. Ok. Sempre avanti. Mi devo puntare meglio addosso col ventilatore. Sto morendo di caldo. Serve la Draktar per l'invisibilità, esatto. E non sono riuscito ad andare invisibile perché i nemici erano solo tankosi dentro la gabbia. Ok, ok, aspettate però. Due nemici bot inavvistati. Devo uccidere quella cazzo di Diana. Ma come cazzo fai a essere così grossa? Mi sa che dovrò fare prima il Lord Dominic dell'Infinity, ragazzi. Vabbè, è meglio così. Diana, mi fai in 1v1, ragazzi. Beh, c'era anche Lux che mi ha ultato. Devo fare prima questo. Bene. Ma lo vogliono tirare giù? Cioè, tirano giù me e non ammazzano Volibear. Diana è troppo tankosa, ragazzi. Che odio questa novità dell'usare i champion normali con dei tank. Questo vi fa capire quanto cazzo siano rotti gli item da tank. Porca puttana. Va bene, ragazzi, super mega focus. Basta cazzeggiare. Basta trollare. Ora facciamo penta. Ok? Basta cazzeggiare. Promesso, non mi ammazzo più. Ho voluto provare il limit testing per vedere questa cosa. Ho sbagliato anche l'azione. Secondo me l'avrei uccisa se non avessi missato la V. Però mo basta cazzeggiare, si fa sul serio. Bene. No, male. Serie di uccisioni interrotta. Basta cazzeggiare. Però Volibear è troppo grosso. Che champion. Con la salamandra build. Troppo potente. Trionferemo. Ok. Porca troia. Ah, se non ci fosse sto Volibear così grosso sarebbe più facile. Perché potrei uccidere di più i nemici, fidarmi un po'. Invece così devo lasciarli un po' in vita. E qua un fight troppo giusto finisce che vinciamo il game. Loro non surrendono e su questo si è capito. Agli ordini del re. Sì, sì, ce la posso fare tranquillamente, Jim. Lo so bene. Però cazzo. Volibear, basta essere forte. Aspetta. La situazione è quasi decente. Volibear di merda. Basta. Vabbè, non possiamo farci niente. Oggi con chi hai fatto penta con Zed. Sempre avanti.
Oh, e qualcuno lo fermi. Per 9 Veigar, guys. No, 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 questi vogliono surrendare, mi sa. I'm noob. Ancora? Ma volete proprio farmi fare il cattivo? Siete davvero cattivissimi, ragazzi. Ma Sivir si chiama Anakin. Oh, ma sei tu? Oracle, welcome. Perché avete scritto welcome to Oracle? Cosa ho scritto? È in inglese? Adesso lo builda pure Kata. Sì, sì, ma è troppo forte quell'item. Ragazzi, io devo arrivare a fare questo. Così, almeno shotto i tank. Però se faccio l'infinity, shotto meglio gli altri. Quindi facciamo quelli. Ok. Facciamo l'infinity, sciogliamoli tutti. Io sto farmando, ragazzi, sto farmando perché così divento più forte e poi ingaggiamo, ok? Cazzo, cioè, per quei 2 secondi di Cugino Evil voi state impazzendo, proprio lo volete sto Cugino Evil, vi piace tantissimo, cazzo, cioè per voi dovrei stare tutto il tempo in versione Evil. Davvero, ragazzi, una partita intera come Cugino Evil, l'impersonificazione del diavolo, mamma mia, ragazzi. Ammettiamo, 100.000 punti canale. No, ragazzi. Non si può così. È troppo forte. Va bene, lo facciamo. No, aspetta, forse muore? Non muore. Va bene, ragazzi, FF Naurinux. Void is too strong for you. You can't win, and you know. Give me free LP, don't waste my time. I want to go up because I have something better to do. FF now, please. Now. Okay. Vediamo se surrendano adesso oppure no. Il problema, ragazzi, è che c'è questo Volibear che è immortale! C'è qualcuno, non lo ferma! Stop! Sì, ora ci muore. Quanto cazzo è sbloccato sta roba? I tank, ragazzi, su sto gioco, su cosa sono diventati? Cinque secondi a... sì, vabbè. Ragazzi, non si poteva. Basta. Finito. Non si può. Ci sono 3 inibitori giù. Non si può. Bene così. Ho provato. Ve l'ho detto che era inutile fare il cugino Evil. Tanto, cioè, aveva un Volibear troppo forte. Non era il cugino Evil, devo farlo contro Volibear. Troppo potente, ragazzi. Che palle. Ma quanto sono forti, ragazzi, sti champion. Cioè, i tank, mamma mia. Ma cosa sono diventati i tank? Letteralmente 1v9. Meglio farlo inutile che non farlo. Ma non dobbiamo sprecare l'energia del cugino Evil. La chat è stata rallentata. Proviamo per bronzo, dai. Meno quello.
GG? No, it was not a GG, cause you stomped them. Senza lasciarmi modo di fare penta. Fanculo a sto Volibear. Vabbè, comunque avete visto che Volibear con la Salamandra Build è OP. Lui ha fatto due oggetti della Salamandra Build e poi è andato full tank. Via. Facile. Prossimo champion, ragazzi. Prossimo champion con cui fare pentakill. Ziggs. Dovevi insultare Volibear. Dovevi farlo sentire debole. No, non potevo. Il cugino spreca il Rejatsu se va in Bankai. Cugino è...